La stagione estiva ormai alle porte, il nostro golfo, come ogni anno, sarà attraversato da numerose barche. Ma come godersi il mare fra Viareggio e le Cinque Terre senza correre rischi? Un prezioso supporto ad una navigazione piacevole e sicura viene offerto dal Piccolo Portolano 2022, pubblicato dal velista Davide Vesana, scrittore e fumettista, che lo ha presentato in occasione della mostra allestita alle Grazie al Cantiere della Memoria, per celebrare i 40 anni dello Sloop Midva. Il fumetto o un disegno accattivante aiuta la leggibilità, per cui è più facile che qualcuno dica me lo leggo. In più, visto che le pagine sono tutte diverse fra di loro, è più facile ricordarsi dove c'è un pezzo importante che devo rileggere, quindi la gente consulta più spesso. È, diciamo, un libricino informativo a cui noi diamo il nostro contributo aggiornandolo ogni anno e che è di ausilio alla navigazione costiera e portuale. Questo consente al diportista di essere a conoscenza del regolamento del Parco delle Cinque Terre, delle ordinanze principali che regolano la navigazione nel Golfo dei Poeti, e quindi questo garantisce sicuramente da incidenti, o comunque si evita di non essere a conoscenza molte volte di regole che spesso possono essere anche dimenticate. È un'opera molto bella e che ha un grande valore, semplifica cose difficili, cioè l'insieme delle ordinanze della Capitaneria che riguardano la sicurezza della navigazione vengono semplificate, spiegate, disegnate, e ho trovato che sia stata un'opera veramente fantastica. L'esposizione raccoglie i disegni dello stesso Vesana che raccontano la storia di questa sua mitica imbarcazione. E che cosa leggiamo attraverso questi disegni? Beh, qui c'è un piccolo trucco. Parlare di una barca è come parlare di un palazzo, di un castello, di un'isola. Su tutte le isole, in tutti i palazzi, in tutti i castelli sono successe delle cose. Sulla mia barca in 40 anni sono successe molte cose, e quindi ci sono degli spunti per fare un racconto divertente. La barca è stata di Giorgio Bocca, per dirne una, che era il marito della mia mamma con cui io sono cresciuto, però ha avuto anche a bordo famosi velisti come Pellaschier piuttosto che Andrea Caracci o giù di lì, e quindi abbiamo fatto di cotte e di crude. Un evento in cui la cultura del mare si salda all'arte ha come protagonista questa barca che compie 40 anni. Il Cantiere della Memoria ha come idea così quella di valorizzare il porto delle vele d'epoca, le barche di legno, e questa è stata una splendida occasione cementata da una grande amicizia.